di una cameriera molto bella, molto bella, Maria, e poi c'è un giovane seminarista, un uomo tutto puro, molto semplice, ma con una semplicità molto furba, nonostante sia semplice e buono. È vero, in quel periodo lì, questa persona di cui adesso possiamo rivelare il nome, era a Roma, era all'università, era lì grazie a una borsa di studio, ed era nelle simpatie di Leone XIII. Questi sono fatti reali. Possiamo dire che quel giovanotto, 19enne, 20enne, era Giuseppe Angelo Roncalli, che era anche una figura secondaria all'interno del libro, però è bella come figura. E anche Maria, che accennava prima, la cameriera di sala, diciamo, di Sigmund Freud, quando viene ospitato, è una figura che rappresenta la cosiddetta saggezza popolare. Quindi credo che il lettore troverà piuttosto divertente vedere delle volte i duetti che ci sono tra Freud, con tutti i suoi studi sull'animo umano, eccetera, eccetera, e delle volte delle soluzioni, delle boutade nate dalla saggezza popolare di questa donna. Credo che sia più anche dei pezzi, diciamo così, questi due dialoghi più divertenti all'interno del romanzo. Sì, poi sembrano anche mentre lei diceva queste cose, di questi dialoghi, mi è venuto in mente una cosa che non c'entra con i dialoghi, ma è un'atmosfera quasi familiare, sì? Quasi di casa. Maria che fa cuocere se ricordo bene, le uova strapazzate, no? E le salsicce, sì? Che sicuramente piacevano molto a Sigmund Freud, e Sigmund Freud leggeva e sottolineava libri, credo che fosse affinità elettive, no? Ecco, questa atmosfera veramente bella di casa. Carlo Martigli, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma in questo momento sto leggendo una cosa di Bill Bryson, è un inglese, e guarda le cose quotidiane di casa. È una maniera molto carina, e tra l'altro mi è anche utile dal punto di vista proprio della mia scrittura, perché praticamente lui descrive gli oggetti di una casa e, partendo dagli oggetti, se ne fa una storia. Noi siamo abituati a entrare in casa, a vedere così, abituati a vedere le nostre cose in cucina da una parte all'altra, però sarebbe bello delle volte soffermarsi su qualche cosa, su un mobile, su un libro, su una tovaglia, qualunque cosa, e cercare di capire perché è lì, da dove viene, perché quell'oggetto, cioè uno studio sulle cose quotidiane. Ed è un libro inglese, quindi anche con un po' di humor inglese, ma è divertente ed è utile delle volte a farci riflettere, perché delle volte noi riflettere è una forma di libertà, secondo me, perché è un momento in cui noi ci fermiamo e riusciamo a non essere soggetti a tutti i bombardamenti dalla parte della televisione, di internet, di tutti gli slogan che vengono gridati da tutti. Ecco, un momento della lettura, un momento di riflessione, e questo libro aiuta doppiamente a riflettere, facendoci fermare, anche quando non leggiamo, su un qualcosa di casa, e questa qualcosa ci fa pensare, ci porta indietro, e delle volte, portandoci indietro, ci fa scoprire delle cose che poi ci serviranno anche per il nostro presente e il nostro futuro. La breve storia della vita privata di Bill Bryson. La breve storia della vita privata. Sì, tra l'altro le posso fare una domanda, Carlo Martigli? Lei poco fa diceva della riscoperta degli oggetti di casa nel rapporto con le cose, no? Mi ricorda, sì? Anche una scrittura del filosofo Remo Bodei, del nostro rapporto con le cose e con gli oggetti. Lei che cosa ha scoperto o riscoperto grazie a questo libro, un oggetto di casa sua? Che cosa ha scoperto? Allora, ce ne sono diversi. Un oggetto che era tenuto, diciamo, era dietro un quadro. Ho tirato via il quadro dietro e ho scoperto un piccolissimo quadro di Viviani. Viviani è un pittore toscano, ha fatto delle cose molto particolari, molto molto carino. Guardando quel quadro, questa cosa messa dietro il quadro, mi è venuto in mente mio padre, perché questa cosa me l'aveva regalata lui.
che è mancato una ventina d'anni fa, era quello che mi ha dato il gusto per la musica, in fin dei conti, perché era violinista, così amava la pittura, eccetera. Da questa lettura di questo quadro, che io ho visto per caso circa un mese e mezzo fa, ho tirato fuori da quella, ho fatto il salto con l'immagine di mio padre, ho tirato fuori i suoi violini, li ho fatti risistemare e adesso ho cominciato a suonare il violino, a studiare. Pensi che razza di collegamenti che ci sono stati, dallo spostare un quadro dietro un altro quadro, mi aveva dato mio padre un quadrettino piccolissimo, da lì il pensiero verso di lui, verso i suoi violini, e ho cominciato a studiare il violino. In un mondo in cui il termine narrazione, lo storytelling, ci percuote in lungo e in largo, e non possiamo e non dobbiamo andarlo a cercare chissà dove, l'abbiamo veramente a portata di mano, dagli oggetti di casa nostra, come ci ha spiegato poco fa Carlo Martigli, e questo è veramente molto molto particolare. Grazie ancora del tempo che ci ha riservato Carlo Martigli per il suo libro. Grazie a voi. La scelta di Sigmund, edizioni Mondadori, e buon lavoro con la sua scrittura. Grazie ancora. Grazie a tutti.